E mattina presto iniziamo il nostro giro nella capitale a Tor Bella Monaca, sobborgo ad est della capitale. Guardate sulla strada principale che cosa c'è. Abbiamo scelto questo quartiere proprio perché 2 estati fa qui venne girato un video che divenne poi virale. Alcuni bambini giocavano con dei topi. Beh, ma è sempre pieno qui. Sempre È sempre così. così. Pochissimi. Ma i mezzi AMA se ne vedono. Beh, Guardate, questo più che un punto di raccolta dei rifiuti sembra una discarica a cielo aperto. C'è di tutto, rifiuti, cartoni, mobili. A peggiorare la situazione anche comportamenti incivili. Qui siamo a pochi metri dall'isola ecologica di Ponte Mamolo e c'è chi invece di portare i rifiuti in discarica li lascia per strada. Tra l'altro questa è la riserva naturale della Valle dell'Aniene. Guardate, qui ci sono calcinacci, gomme di automobili, mobili, c'è di tutto. L'ingresso dell'isola ecologica, come vi dicevo, è laggiù, veramente a pochi metri. E qui siamo sulla Palmiro Togliatti, ci stiamo avviando verso il centro. Qui ci sono dei cassonetti, tra l'altro abbastanza nuovi, vuoti, pochi metri. E guardate qui che cosa c'è, c'è di tutto. Rifiuti di ogni genere, addirittura anche un materasso. È sempre così la situazione qua. Quelli dell'AMA sono loro che non raccolgono, non c'entra niente, nemmeno qua amministrazione del comune, quelli dell'AMA. Dalla periferia al centro della città, la raccolta dei rifiuti mostra un po' ovunque le sue carenze e a un occhio attento non sfuggono certi comportamenti che non fanno bene all'immagine della città. E che dire dei miasmi che è costretto a respirare chi vive all'ombra di impianti come questo? Qui siamo sulla Salaria dove c'è il TMB, trattamento meccanico biologico dell'AMA. L'aria è irrespirabile e la gente che più volte ha bloccato la strada per protesta non ne può più. Qualche anno fa l'impianto, che dovrebbe chiudere nel 2019, è andato anche a fuoco. Questo invece è il quartiere Don Bosco. Anche qui c'è questa situazione, guardate, cassonetti pieni, qui c'è un materasso. E lì tutti questi rifiuti. Guarda, i persone, i materassi, aree da Sono materassi. incivili anche le persone, perché Le non si è butta a persone, materasso, però qua certo. sono 4-5 giorni che sta sta roba. Senta, ma la gente anche ha le sue colpe? Beh, pure loro, perché le volte quando ci stanno i cassonetti che sono vuoti, loro buttano, basta vedere una busta per terra, loro buttano tutto per terra. E il nostro giro attraverso la capitale termina qui. Siamo nella centralissima Via Sicilia. Guardate in che condizioni si trova questa strada. Federico Sisimo, Sky TG24.